Per Woman Times oggi abbiamo Maria Monsen. Ciao Maria, ciao. Che bello ritrovarti qui a Sanremo. Ci ritroviamo dal GF VIP a Sanremo. Esatto. Dai reality a un altro reality, perché anche qui ne succedono di cose. Assolutamente, infatti qua è tutto un mondo da scoprire, da seguire attentamente, perché poi appunto parlavamo del discorso delle donne. Le donne qui vengono difese, sostenute e amate. Ma hai seguito un po' la polemica che c'era stata all'inizio invece delle donne che sembravano insomma essere un po'... come si può dire, come quelle che devono stare un passo indietro, diceva Amadeus. Assolutamente sì, però secondo me è stato un misunderstanding, cioè, io l'ho presa così, ti dico la verità, quindi credo che anzi il contrario, questo festival si sta rivelando una rivelazione per noi. Quindi le donne protagoniste? Le donne protagoniste assolute. Alla conduzione finora si sono difese molto bene. Sì, assolutamente, anzi hanno dimostrato proprio le donne di avere qualcosa da dire. Che non sono solo le donne che stanno così, ma che c'è chi è che legge una poesia, piuttosto che insomma chi interagisce. Non semplici ballette, ma vere e proprie co-conduttrici. Appunto, vere e proprie co-conduttrici. Infatti io mi candido per il prossimo festival. Brava, accogliamo questa. State ascoltando bene, sì. Votate per Maria Monsè per il prossimo anno. Appunto, stavo dicendo, dal lontano 96 ho cominciato con la TV dei ragazzi, in Rai. Ho vinto tra l'altro una nomination all'Oscar TV e al Telegatto. Quindi avevo 20 anni, adesso dico anche la mia età, ne ho 45, lo posso dire. Gli skills ce li hai. Sì, ce li ho, me lo merito tutto. Senti, ma tra le co-conduttrici quella che ti è piaciuta di più? E quella dalla quale forse ti aspettavi qualcosa di più? A me mi è piaciuta la figlia di Albano, Romina. Mi è piaciuta Romina Junior, perché io, proprio perché sono una mamma attaccatissima a mia figlia Perla, mi sono immaginata, pensa, era Perla, visibilmente emozionata. E ho detto, Perla, guarda, ti immagini se un giorno anche tu insieme a me poi mi annunci, o siamo in un palco, quindi eravamo tutte e due insieme, abbiamo ballato con il nostro chihuahua che si chiama Dior, felicità. È vero, ci ha riportato un po'... un tuffo nel passato. Un bel momento. Viva la famiglia, viva l'emozione. Viva la musica nuova, ma anche viva la musica degli altri, degli anni passati. Assolutamente. Mi hanno fatto emozionare. Albano e Romina sono ritornati alla stragrande. E poi Romina che lo guardava. Ricchi e poveri, ti sono piaciuti? Mi sono piaciuti, ma mi piaceva Romina che guardava Albano, si girava e lo guardava così, tipo da innamorata. Tu che te ne intendi? È ritornato l'amore secondo te tra i due? Sì, secondo me sì. Con gatta Cicova? Secondo me sì, perché proprio Romina si muoveva così e poi... Era civettuola. Era proprio bella. E anche mio marito l'ha detto, ha detto, ma guarda come sono affiatata. Mio marito non dice mai nulla sull'amore, sulle cose, invece ha colto un qualcosa di... Di tenero tra i due. Di tenero, sì. E invece ricchi e poveri, visto che parliamo di questi, diciamo, di queste riunioni importanti che ha portato questo Sanremo. Anche ricchi e poveri ci sono piaciuti, insomma proprio Sanremo è da seguire, perché proprio la famiglia si riunisce, considera che io adesso ti ho citato mio marito, mia figlia, tutta la nostra famiglia che non segue mai nulla insieme con te. No, abbiamo visto, secondo i dati d'ascolto, no? Un italiano su due sta davanti alla televisione a guardare Sanremo, quindi sì. Ottimo, successo ottimo. Sì, sì, assolutamente, le famiglie devono essere insieme a seguire questi tipi di programmi che poi tra l'altro appunto, come dire, fanno anche cantare tutti insieme allegramente, anche chi è suonato. Sì. Ma e look? Parliamo di look. Parliamo di look. Delle pagelle. Sì. Chi è che ti è piaciuto di più come look? Cantanti femmine, visto allora, che parliamo di donne. Intanto Achille Lauro ha esagerato. Cantanti femmine, Achille Lauro, che in effetti è un po' ambiguo, è vero. Troppo. Cioè io l'ho visto arrivare con quel mantello, ho detto mamma... A te è sembrato too much. Sì, no, guarda, era pure vergognato lui, si metteva col microfono così. No, non si può, perché è troppo aderente davanti. Insomma, l'occhio è caduto lì, come potete immaginare. Quindi sì. Achille Lauro, diciamo, tra le concorrenti femmine non ti è piaciuto? No, a me mi è piaciuta Emma Marrone, tutta sexy, aderente, con questo vestito che le faceva un bellissimo décolleté, mi piace tanto Emma, sì, devo dire proprio... Elettra? Un po' meno di la supera Emma, sì, infatti sì, sì. E invece tra le co-conduttrici che sono scese, che hanno sceso le scale di Sanremo, qualche abito che ti ha colpito particolarmente? Adesso non mi viene in mente. No, non mi hanno... Giorgina non ti ha colpito? No, devo dire...
Mi è rimasto impresso il momento della ritorno sulla Carrisi, perché era molto lei, era una bambolina. Promossa sì. Lei, bene. E quindi queste donne ci piacciono a Sanremo, visto che l'hanno definito il Festival di Sanremo? Sì. La donna sta dimostrando che tutte queste chiacchiere che qualcuno ha cercato... Può dare di più, come... Può dare di più, è una grande. Che le donne sono tutto, dai, diciamolo. Guarda che gli uomini senza le donne sono persi, ma proprio... Io parlavamo del Grande Fratello, mio marito che fa tanto che non ha bisogno di niente di nessuno, anzi non si ingelosisce mai, vado sui social anche un po' sexy, non gli importa. Quando mi hanno chiamato per il Grande Fratello era disperato. Cioè io posso pure uscire tutte le sere, è tranquillo, però se una donna manca da casa è la si sente. Mondo. Crollano questi uomini. Grazie mille. Vuoi fare un saluto tu a Woman Times? Woman Times, tantissimi baci. Ciao! In a world full of darkness.